Eccoci qui, ben ritrovati in un nuovissimo video, ragazzi. Quest'oggi vi parlerò delle motivazioni per le quali a me il metodo tradizionale di apprendimento, di insegnamento della lingua inglese non piace, quindi io davvero non lo digerisco. In realtà anche moltissimi di voi, perché ho ricevuto tantissime email nell'ultimo mese di persone che erano stanche, ok, per esempio di partecipare a un corso di lingua tradizionale, di andare a scuola, di continuamente studiare queste maledettissime regole grammaticali, fare esercizi un pochino di speaking, un poco di qua, un poco di là. Quindi davvero ci sono persone che sono frustrate, che sono annoiate. Uno dei temi che andremo a trattare in questo video è appunto la noia. E appunto vogliono qualcosa di più, vogliono trovare delle soluzioni, dei percorsi, delle strategie, non dico più difficili o più avanzati, però un qualcosa che davvero produca dei risultati anche nell'immediato. Quindi io so che molti di voi hanno fretta di imparare l'inglese e appunto qui siete nel posto giusto. Allora, innanzitutto, quasi sicuramente è stata un po' la storia di tutti. Il fatto di partecipare a un corso normale, a un corso tradizionale, utilizzare il metodo, questo approccio di tipo grammaticale, quindi prevalentemente si studia la grammatica, quindi si compra un libro di grammatica, si incominciano a studiare le regole grammaticali, poi si fanno degli esercizi e quindi questo processo di apprendimento dura per diverse settimane, per diversi mesi, e poi dipende dalla scuola, c'è un esame dove appunto viene approvato, viene rilasciato un certificato. Quindi questo è un po' il percorso dal quale il 99% delle persone passano, ok, e incominciano così. E il problema però è che tutto questo va bene, va benissimo assolutamente. Io non voglio né parlare male, non voglio né parlare bene, non voglio assolutamente fare. Io descrivo quella che è l'oggettività. Quindi io in questo video non esprimerò delle mie opinioni, io esprimerò quella che è l'oggettività, quella che è stata la mia esperienza e quella che è stata l'esperienza di moltissime persone che mi hanno scritto negli ultimi mesi e anche in tempi passati riguardante appunto questo argomento, ok? Il problema principale qual è? Il problema principale è che al netto dei risultati si fa fatica a misurare una concretezza di questi risultati. E qui io ho individuato due elementi, quindi in questo video andrò a spiegarvi le due motivazioni principali del perché il metodo tradizionale a me personalmente non piace. Il primo di tutti appunto è la cosa che stavo dicendo adesso, quindi è il fatto della tecnica e della strategia. Quindi, come voi ben sapete, la cosa più importante nell'apprendimento di una lingua straniera è la strategia, quindi il come fare le cose. E vi posso assicurare che molti di voi sono ancora confusi, cioè se io dovessi chiedervi come migliorare il vostro parlato in inglese, come migliorare la vostra comprensione, voi ancora non riuscite bene a capire cosa dovete fare, quali sono i tempi, quali sono le azioni proprio pratiche che dovete fare. E una cosa che è estremamente sbagliata, okay, che moltissimi poliglotti affermano, okay, che anch'io condivido, quindi poliglotti sono persone che parlano più lingue, parlano 5, 6, 10, 20 lingue straniere, dicono esattamente questa cosa, cioè che non ha senso, scusate, sto sudando perché oggi fa davvero caldo, non è una scena un po' bella, però chi se ne frega, state bene attenti ai contenuti di questo video perché sono molto importanti, no? I video che condividiamo sui nostri canali social. Quindi c'è un po' questa mentalità che se voi sapete ripetere la regola grammaticale, allora l'avete capita, allora siete in grado di utilizzarla nella realtà, allora sapete, allora siete bravi nella lingua inglese. Ma non c'è questa correlazione in realtà. Cioè se voi prendete un libro di grammatica, studiate la grammatica, fate tanti esercizi grammaticali e siete anche bravi a padroneggiare la grammatica, prendete anche un certificato, questo non certifica il fatto, questo non vuol dire che poi nella pratica siete capaci. Questa è un po' una fregatura se ci pensate, cioè non vuol dire assolutamente nulla, perché poi quando dovete fare un colloquio di lavoro vi mancano le parole, perché poi quando parlate con un cliente siete ancora in imbarazzo e non riuscite a formulare una frase di senso compiuto, quando magari dovete guardare un video in inglese ancora non capite nulla. E perché succede questa cosa?
Se poi magari avete un certificato, se avete passato anni e mesi, avete speso anche dei soldi, avete speso anche del vostro prezioso tempo per fare una cosa che a netto dei risultati ancora fate fatica a digerire. Ok? Quindi io voglio davvero smontare, questo è un punto molto importante, questo mito di studiare tanta grammatica, di imbattersi in questo meccanismo, in questa ruota del criceto senza fine. Ok? Come ho già spiegato all'interno del mini corso che trovate qui in descrizione, vi ho spiegato e vi ho dimostrato che in realtà servono solamente 10 regole grammaticali per costruire l'80% delle frasi in lingua inglese. Ok? Quindi con 10 regole grammaticali noi riusciamo a fare tutto nella lingua inglese, ok? Solamente 10, non 1000, non 100, non un libro di 200 pagine. No, 10 semplicissime regole grammaticali, ok? E questa è la base, queste sono le fondamenta. Poi possiamo aggiungerci il resto, ok? Quindi il primo punto del perché non mi piace è appunto il metodo tradizionale, questa mentalità di ripetere le cose, di ripetere nozioni teoriche, di ripetere come che è theoretical explanation, quindi ripetere le spiegazioni teoriche, e questa cosa nella pratica poi non aiuta, perché l'apprendimento e l'utilizzo di una lingua straniera è una cosa estremamente pratica, estremamente pratica. Non può davvero esistere la teoria. Può esistere la teoria, inspiegabile la strategia, però è una cosa dannatamente pratica, cioè scrivere un'email in inglese è una cosa pratica al 100%. Parlare in inglese è un botta risposta pratico al 100%, non può esistere la teoria. E poi ci sono tantissimi problemi legati alla grammatica. Quindi davvero fate riferimento alle mie parole. Vi servono 10 regole grammaticali per costruire l'80% delle frasi in lingua inglese. Punto. Tutto il resto, soprattutto se avete difficoltà, dovete lasciarlo perdere, dovete lasciarlo stare. Ok? Poi il secondo aspetto è il fatto della noia, della noiosità. Non so se si possa dire in italiano questa parola, ma comunque capite bene il concetto. Il nostro cervello ha bisogno di cose interessanti per rimanere attivo, per rimanere attivo. È ovvio che a nessuno piace la grammatica, a nessuno piace memorizzare le tabelle dei verbi, a nessuno piace fare esercizi grammaticali, a nessuno piace fare tutte queste cose noiosissime, e bisogna dirlo, sono noiose, anche i professori stessi a volte lo dicono che sono cose noiose. Cosa succede però? Succede che dopo qualche settimana, dopo qualche mese, una persona si annoia, cioè se non c'è uno stimolo esterno ma anche interno, il nostro cervello si annoia, non ha più voglia di continuare, si dice ma chi se ne frega, non voglio fare queste cose, io voglio imparare l'inglese perché voglio parlare, non voglio imparare la grammatica, chi se ne frega, io voglio diventare capace nella pratica, quindi devo essere stimolato quotidianamente a, per esempio, facciamo degli esempi, guardare i video, quindi cos'è che potete fare per imparare l'inglese? Quindi magari diamo anche un paio di soluzioni successive quando abbiamo capito che il metodo tradizionale non è che sia sempre perfetto, cioè non è che vada sempre bene. Quindi adesso andrò a darvi qualche esempio sulla base di mantenere attivo il vostro cervello facendo cose interessanti. Cos'è che potete fare? Per esempio, fate un'analisi della vostra vita e analizzate in quali argomenti voi siete interessati o quali argomenti a voi piacciono, e magari attualmente state leggendo libri, state guardando dei video, state guardando delle serie televisive, guardate dei documentari riguardanti un specifico argomento, magari lo state facendo in italiano. Ecco, prendete questa cosa, questa azione pratica di guardare per esempio un documentario in italiano, e da oggi incominciate a guardare quello stesso documentario o un documentario simile a quell'argomento, però fatelo in lingua inglese. Vi posso assicurare che il vostro cervello sarà attivo per un'ora. Ok? Vi posso assicurare che è una cosa che vi interessa, una cosa che vi stimola continuamente a studiare. Ok? Potete mettere i sottotitoli, quindi studiare i vocaboli, allenare la vostra comprensione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non dovete per forza seguire un percorso tradizionale, un percorso, chiamiamolo, accademico per imparare l'inglese. No, è una cosa che non è sostenibile nel tempo, una cosa che va bene, ok, va bene, ma poi vi accorgerete che arriverete a un punto dove vi serve qualcosa di più.
E ci sono molte persone che l'hanno capito, infatti acquistano per esempio il Masterpack, dove è che appunto il nostro corso di bandiera, dove vi spiego nei dettagli cosa dovete fare, qual è il passo successivo, ok? Per raggiungere appunto la completa padronanza della lingua inglese, ok? Quindi a 360 gradi, ok? Quindi questo è un esempio che potete fare. Magari state leggendo un libro in italiano, o magari un audiolibro, meglio ancora, potete scaricare magari con qualche euro, okay? Queste cose potete trovarle sia gratuitamente su internet, magari l'audiolibro costa 3 euro, però con quei 3 euro lì ascoltate il libro mentre lo leggete, ok? Così esercitate sia la vostra comprensione, sia la vostra lettura, sia la vostra comprensione scritta. Ed è una cosa interessante, è una cosa che è sostenibile nel tempo, è una cosa che se io vi dico, guarda, leggi 10 pagine al giorno in lingua inglese. Se è un libro che vi piace, voi lo fate 10 pagine al giorno tutti i giorni. Se è un libro di cui voi non ve ne frega nulla, che magari vi sta di un argomento che non vi interessa, cioè voi leggete 3 pagine e poi quel libro lì lo lasciate lì sulla vostra scrivania per sempre. È così che funziona, mi dispiace, ma è la vita, è il gioco della vita, ok? Quindi dovete mantenere attivo il vostro cervello facendo cose interessanti. E prima o poi questa cosa, ragazzi, viene a galla, prima o poi lo capirete per conto vostro e quando voi lo capirete, per favore, ricordatevi di questo video, ricordatevi di Inglese Vincente, ricordatevi di Mattia Chiari, che sono io, ok? Quindi ragazzi, queste erano le due motivazioni principali, ce ne sarebbero altre, ovviamente ci sono dei pro e contro, come in tutte le cose, ok? Ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, come appunto in tutte le cose, però queste sono le due cose oggettive, ok? Non sono mie opinioni, sono cose che io ho trovato vero sulla base della mia esperienza, sulla base dell'esperienza di altre persone, e sono cose oggettive, sono cose che anche voi potete provare, ok? Quindi ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di partecipare al mini corso gratuito, trovate il link qui nella descrizione del video e in ultima analisi c'è a disposizione il nostro corso di bandiera che si chiama Masterpack, che appunto è la strategia completa per imparare, per raggiungere la completa padronanza della lingua inglese in tempi davvero, davvero brevi. Ok? Quindi ragazzi, vi saluto, ma non vi abbandono. Bye bye!